Ciao a tutti, oggi sono tornato nella zona qui del Poggio. C'ero già ritornato per vedere meglio questo benedetto buco del diavolo dove si trovasse, e però non avevo fatto un video perché sapevo già che l'impresa sarebbe stata difficoltosa, soprattutto da solo, a tenere una fotocamera. Avrei o rischiato di farmi male io o di fare male alla fotocamera, comunque entrambe le cose da evitare. E gli aggiornamenti sono che mi sono spinto più a valle rispetto al fosso per escludere proprio la possibilità che fosse più giù, ma come previsto ampiamente non c'era. Comunque è stata una bella passeggiata, tant'è che oggi sono tornato apposta per quello, essenzialmente. Poi vi spiegherò. E quindi mi sono poi concentrato a cercarlo lì in dove c'è quella cascatella di cui avevo parlato. Lì attorno ci sono alcune frasche con tutti i rovi, spini quasi inestricabili. In qualche modo ce l'ho fatta a passare, però lì dove ho fatto io, anche se ci sono sicuramente segni di manufatti umani, come ad esempio delle grosse reti metalliche, però non mi sembra lì. Quindi la mia supposizione è che sia oltre la cascatella, perché c'è proprio uno slargo, ho notato, andando giù per i campi. Purtroppo però ci sono solo due modi per vedere, talmente alti sono i rovi: o salti la cascatella oppure scendi più su. Più in cima c'è un piccolo sentierino, ma ripidissimo, è una cosa disgraziata proprio, e da solo è praticamente impossibile. La cascatella proprio sicuramente ti vai a smaltare, a bagnare tutto. Il sentierino ripidissimo, rischi che una volta che sei sceso magari si trovi l'accesso, ma dopo non risali più se sei da solo, e quindi serve l'attrezzatura adeguata. Oltretutto io quella volta ero andato lì con i pantaloni della tuta, la giacca normale, gli spini che mi si attaccavano dappertutto. Aspetta che arriva un signore, quindi a dopo. Allora riprendiamo un attimo. Dicevo, era una cosa assurda, cioè non era proprio possibile, e non è possibile da soli, a meno di non rischiare di farsi male o come minimo sporcarsi in maniera indecorosa. Quindi ho sentito gli Italian Ghost tramite email. Loro invece non erano passati dove ero passato io, quindi probabilmente ci torneranno. Credo che fossero passati qui, in questo slargo, perché mi dicevano che avevano girato subito. Invece bisogna andare un po' più in giù. Oggi comunque è sabato, 14 febbraio, ore, non so, saranno le 15.30 o 16, non ho visto bene uscendo dalla macchina. Quindi San Valentino. Molte coppiette sicuramente si staranno preparando per spendere un po' di soldi, i regali già li avranno comprati, ma spenderanno i soldi per ristoranti e cose varie. D'altronde ognuno poi si diverte con quello che può e con quello che ha. Io sinceramente, dopo le esperienze che ho avuto, non rimpiango affatto di buttare i soldi, di non dover buttare i soldi in quella maniera. Voi direte, vabbè, lo dici perché la volpe e l'uva, non ci arrivi, non ce l'hai, quindi denigri. No, non denigro, poi dopo dipende sempre chi ti trovi, però per le esperienze che ho fatto in generale, sinceramente questo discorso qui di dover spendere i soldi, di dover mantenere certe ricorrenze, certi riti, mi dà proprio urto personalmente, anche perché poi questi posti così, cioè, a me non mi ci viene, non mi c'è mai venuta nessuna di ragazza che fosse interessata a queste cose qui, che aveva gli stessi miei interessi, nonostante alcuni tentativi di coinvolgerle.
ma anche per gli uomini è difficile trovarli, però è più facile già, infatti non è un caso che sono qui da solo. Dopo però magari lì c'è qualche cosa che te lo impedisce, tipo non ti trovi con gli orari o con i giorni, uno c'ha da fare, non è perché proprio non vuole venirci a priori. Qui comunque c'è un altro fosso, una vera e propria vallata. Ecco, laggiù c'è una strada che io pensavo di percorrere, così parcheggiavo la macchina in un posto un po' più tranquillo. Facevo una bella passeggiata in mezzo ai campi, attraversavo il fosso, anche se qui è parecchio ripido, e mi ritrovavo qua senza dover fare un passare lì che è abbastanza, non dico rischioso, però la strada è molto stretta, le macchine ce ne sono poche, ma non è che mi piaccia molto camminare sul ciglio della strada. Io le cose le voglio sempre fare in sicurezza. Io quando vado in giro devo essere tutelato, devo tutelare me stesso e chi mi porta appresso, perché è sotto la mia responsabilità. Vedete, oggi è un giorno prefestivo, quindi non c'è nessun tipo di problema, i cacciatori non ci sono. Ovviamente potrebbero essere i cinghiali, infatti l'altra volta che passavo qui per questo sentierino, adesso ci stiamo inoltrando verso il sentiero, avevo sentito un gran sgrufolamento e muoversi tutte queste specie di erbacce secche, mezze canne, non so come si chiamano, erbacce insomma, che correvano, un'onda insomma che si muoveva correndo via, e quello probabilmente era un cinghiale. Ma qui avevo lasciato un bastone, chissà se me l'hanno portato via, perché mi ero anche preso un bastone sia per aiutarmi nella camminata sia perché non si sa mai. Adesso però ho le mani occupate, vedete, perché non volevo portarmi dietro, non mi ero portato dietro la fotocamera, anche per questo motivo. Qui un'altra mano invece occupata perché ho queste paraginocchia, che adesso appena trovo un punto dove posso appoggiarmi un momento metterò. E qui andiamo subito a discutere delle protezioni. Ecco, voi mi vedete, ho rimesso il cappellino mimetico, vegetata, di libera vendita e di libero porto, senza bisogno di licenze, cazzi e mazzi. E, vabbè, lasciamo perdere questo discorso. E poi che cos'ho? Una giacca da motociclista, che quando avevo la moto me l'ero fatta, quindi mi è rimasta. Questa è resistentissima, ha delle protezioni sulla schiena e nei gomiti, ma anche proprio lo stesso tessuto è molto molto resistente, più del jeans. Ho un paio di calzonacci, questi in effetti non sono resistentissimi, sono un paio di calzonacci tipo jeans, ma servono alla bisogna, perché comunque io non sono un grande amante dei jeans, sinceramente ne ho solo due paia e dei Levi's, non mi va certo di rovinarli qui così, anche perché sono nuovi. Poi mi sono portato dietro questa maschera facciale per due motivi: primo, perché c'era il sole prima e dava fastidio. Questa è una maschera scura, ma comunque ho anche quelle da lavoro trasparenti, eventualmente se servisse, quelle insomma antiriflettenti. Me la sono portata anche al sole, ma perché quando mi sono inoltrato in mezzo ai lupi era tutto un andare e venire di spini che mi colpivano in faccia, per cui qui serve un'attrezzatura adatta. Comunque qua giù il fosso, vedete lì, inizia dove c'è quell'albero e poi si scende. Serve un'attrezzatura adatta. Ho con me un mini kit di pronto soccorso, cioè mini kit, proprio due robe in croce, solo che mi sono dimenticato i fazzoletti e
Ne sento un gran bisogno. Questa è una grave dimenticanza, perché vedete, io di solito ho tutto nella giacca. Però questa era un pezzo che non la tiravo fuori, quindi me ne sono scordato, cioè non ce l'ho messo, insomma, non c'erano e non ce l'ho messo, mi sono dimenticato. Bisogna sempre fare un controllo, come direbbe qualcuno anglofilo, un check quando va in giro. Meglio ancora sarebbe portarsi uno zaino, così almeno c'è proprio tutto dentro. Vedete qui com'è, tutti rovi, questi tutti spini, eh? Guardate un po' che bei spini. Voi capite, non è proprio possibile andare lì così alla spera in Dio. Mi dispiace ragazzi, ma non è possibile. Questo comunque è il buco, cioè il buco, il passaggio, ma io da solo, così, senza corda, senza niente, non ci vado. E là si allarga moltissimo. Si allarga moltissimo. Non so se ci sia un altro accesso da laggiù, perché io vedo che prosegue in qualche maniera. Tutto può essere. Sicuramente se adesso arriveremo dalla cascatella ci si arriva lì in mezzo. Qui ci vorrebbero quei droni, quegli affari che volano e che hanno una telecamera con una SD e che poi li porti laggiù, fai il giro, magari con un bel video che vedi dove va, se no te lo perdi e dopo vedi, insomma. Però è tutte attrezzature, ragazzi, tutte attrezzature che costano i soldi. Io qui ho i scarponi, questi qui con una bella presa, un bel carro armato sotto. Ne ho anche altri tipi, oppure quelli, gli anfibi militari macchina, ma quelli sono scomodissimi, questi invece sono una pacchia. I crispi non li ho portati perché ancora si devono riprendere dopo il maltrattamento di precicchie. Poi ho questi che sono più vecchi, sinceramente preferisco questi, anche se qui, essendoci il ruscelletto, sono comodi crispi, sarebbero comodi crispi in Gore-Tex, perché vai dentro così bello tranquillo senza che ti entri l'acqua. Anche questi comunque, ci ho messo un piede, mi è andato bello a fondo, ma mi ha tenuto nonostante tutto. Nonostante non sia ancora Tex. E guardate che bei campi che ci sono verso là. Ecco, io ho proseguito là per circa un paio di chilometri, poi dopo mi sono fermato, sono tornato indietro perché era un orario in cui potevano esserci i cacciatori in giro. Sentivo dei cani in lontananza, vedevo delle fattorie e quindi ho detto vabbè, va tanto, il mio giro l'ho fatto, torniamo indietro. E mi dicevo dell'attrezzatura, certo, l'attrezzatura serve una tuta secondo me da lavoro, di quelle belle robuste, qui si gira e si arriva al ruscellone, con quel grande albero,